diciamo nel 1996, che fu presentato all'Alsa, lo dedicammo a coloro che hanno sofferto per l'indignità dei potenti e a coloro che hanno dato la vita per il trionfo della casa della libertà. I prigionieri, già il professor Magnaschi, che ringrazio, morirono colpiti da tante malattie, broncopolmonite, polmonite, il tifo, il sangue nervoso, non so, e quant'altro. E poi tanti prigionieri morirono colpiti dalla spagnola, la famosa pandemia che influenzava i nuovi paesi del mondo. Erano giovani, molto giovani. Anche l'Austria aveva i suoi ragazzi del 99. Pensate che l'ultimo prigioniero morì il 23 di dicembre del 1919, la guerra era finita un anno ormai, si uccise, aveva 19 anni. Fu l'ultimo prigioniero, un austriaco. Quel campo oggi non c'è più, sia con il professore. È un ricordo che ormai si va spegnendo. Qui vissero e morirono tanti giovani soldati, prigionieri di guerra, ricordiamo i loro nomi, Franz, Vassile, Josef, vittime dell'artiglieria dei potenti, per le loro crudelmente i loro sogni e le loro speranze. Io ho pubblicato diversi libri. Quando pubblicavo un libro provavo tanta gioia nel cuore. Questo libro mi ha lasciato un segno profondo, tanta tristezza dentro.